nato come esperimento nel 2005, era l'ottobre del 2005, abbiamo deciso, ispirandoci a un'inchiesta del País, di scrivere in forma romanzata e non in forma giornalistica la storia di quelli che vivevano con 1000 euro al mese. Ma visto che non avevamo nessun editore e non avevamo neanche nessuna intenzione di cercare un editore, abbiamo scritto il libro, abbiamo creato un sito internet, lo abbiamo messo online, era il 13 dicembre 2005, per metterlo online, non nella speranza di trovare un editore. Abbiamo fatto 24.000 download in 3 mesi, siamo arrivati sulla prima pagina dell'International Herald Tribune che scriveva: l'Italia ha un problema, quello dei giovani e del lavoro, ma né Prodi né Berlusconi, allora in campagna elettorale, lo sanno questi due, aggiungo io, cretini, cioè, non se ne era accorto nessuno. Poi da lì il libro è uscito per Rizzoli, adesso diventerà un film. Però nessuno allora in Italia aveva ancora pensato di distribuire un libro su internet in forma gratuita con un PDF da scaricare. Sì, questa c'è stata l'intraprendenza. Visto Ex Post, devo dire, sono stati bravi. Non dimentichiamo che ci sono i nostri politici della classe dirigente che si vantano di non saper mandare una mail, quindi se vogliamo è ancora il settore dove siamo in qualche modo tutelati e dove abbiamo realmente delle opportunità di giocarcela tra di noi, senza quelle intrusioni gerontocratiche che riconosciamo invece in tutti gli altri settori. Certo, il web è anche sterminato e da questa sua difficile comprensibilità nasce poi la complessità di riuscire a inserirsi. Come diceva Mario, in realtà il web dà la possibilità di reinventare anche molte delle professioni tradizionali, perché io lavoro come project manager sul web e gestendo dei progetti di comunicazione 2.0, quindi blogging, social network, eccetera, le figure con cui ho a che fare sono figure che rappresentano un'evoluzione della figura del giornalista, per cui non c'è più il topo da scrivania, ma c'è il blogger, il community manager che esce con la sua videocamera, fa un video, cerca la notizia laddove esiste veramente. Oggi molti giornalisti tradizionali in realtà pescano le notizie su internet e si limitano a commentarle aggiungendo quel tot di aggettivi e di avverbi che servono per arrivare a 4.000 battute più o meno. In realtà i blogger escono di casa con la videocamera la sera stessa, un'ora dopo, pubblicano in rete il video, a quel punto il video è praticamente di dominio pubblico ma mondiale, universale e accessibile senza barriere, e che per esempio si affrontino corsi di formazione che poi spalancano l'universo intero, ecco, allora lì posso capire dove orientarmi. L'importante, secondo noi in particolare, è che si abbiano le idee chiare già dalla più tenera età, diciamo da quando si tratta di scegliere quale corso universitario seguire, e poi una volta usciti dall'università che si sappia già dove si vuole andare a parare. Ecco, infatti forse tutta questa chiacchiera ci siamo dimenticati di sottolineare un elemento fondamentale, la presenza della formazione lavorativa e di formazione in generale, cioè il ruolo della famiglia, cioè quando addirittura adolescenti effettivamente ancora la scuola e gli insegnanti, forse perché è ancora un po' antiquata nel suo modello, semplicemente le tabelline e una storia che non arriva neanche ai giorni nostri, quindi l'importante è anche sapere un supporto familiare. Alessandro. Ma direi che ha detto tutto Antonio. L'idea di questo libro era nata sentendo due ragazzi parlare, entrambi laureati in relazioni pubbliche, entrambi avvezzi e vicini al mondo della moda. Uno diceva all'altro: voglio fare il merchandiser ma sto facendo il buyer. Io ascoltavo il discorso, non capivo esattamente la differenza tra le due professioni, quando uno dice all'altro: ma sì, esattamente, però cos'è il buyer, che cos'è il merchandiser, mi si è illuminata una lampadina in testa e ho detto: beh, forse bisogna iniziare a spiegare cosa sono queste nuove professioni. Noi abbiamo provato a farlo nella maniera più chiara possibile, poi ognuno naturalmente sulla propria professione potrà indagare, trovare altri testi, trovare altri libri. Qua in 250 pagine ci sono 100 professioni e l'unica speranza è una, che sia utile ad almeno una persona. Allora avrà senso aver fatto anche questo libro.